È assurdo pensare di ritornare a Catania dopo tutto quello che è stato in Serie C con tutti i problemi che ci sono? Domanda, perché? Risposta, una sola, l'amore. Amore per Catania città e Catania squadra, una passione per i colori rossazzurri che nonostante i 4 anni è tornata più forte che mai. È stato un Pietro Lomonaco a 360 gradi, quello che ieri, ospite nei nostri studi in occasione della trasmissione Ultima Parola in Sala Stampa, condotta dal direttore Umberto Deghini, ha tracciato il bilancio su passato, presente e soprattutto futuro del club etneo. L'amministratore delegato rossazzurro ha risposto alle domande degli addetti ai lavori in studio, partendo da questa stagione, che vede il Catania ai margini della zona playoff a 18 punti. Lomonaco è soddisfatto o no della classifica? La classifica ci mancano dei punti. Ci mancano dei punti perché il campo in qualche modo li aveva anche sanciti. Magari mi sarei aspettato qualche cosina di più in determinate partite. Poi l'andamento, diciamo così, tutto sommato, mi sembra un andamento da squadra che lotta per certi traguardi. Orgoglio ma anche umiltà nell'ammettere i propri errori. Un aspetto impensabile che ci rivela un Lomonaco inedito, pronto a fare mea culpa per l'addio di 4 anni fa. Lo stesso direttore che però senza peli sulla lingua inquadra la situazione societaria di un tempo e quella attuale, notando come quest'ultima sia cambiata in un triennio caratterizzato da una doppia retrocessione e delusioni cocenti dentro e fuori dal campo. Io penso una cosa, 3 anni fa il Catania era in Serie A. Io ricordo di essere andato via il 21 maggio 2012, ricordo che allora il Catania non avevo un euro di debiti. Il Catania aveva un patrimonio giocatore stimato intorno ai 200 milioni di euro e dopo 3 anni il Catania è in Lega Pro, è passato attraverso diversi tsunami e ha una situazione debitoria di un certo spessore. Beh, la risposta la danno i fatti. Il Catania è la difesa meno battuta della Lega Pro e seppur ci sia ancora del rumore attorno alle prestazioni dei giocatori e le scelte dell'allenatore, Lomonaco non ha dubbi che questa squadra possa compiere grandi cose. La fiducia a Rigoli e la promessa di un rafforzamento della rosa a gennaio, con tanto di consistente mercato in uscita, sono i fattori che il dirigente etneo ha tenuto a specificare, con l'obiettivo tanto ambizioso quanto folle di riportare il Catania il prima possibile dove merita. E su questo Lomonaco fa sognare i tifosi con una vera e propria dichiarazione d'amore. Catania resta dunque la sua ultima tappa da dirigente calcistico. Devo anche dire una cosa, e questa la dico a chiare lettere, e l'ho detto, lo ripeto e lo puntualizzo, è l'ultima cosa che faccio nella mia carriera, perché il mio percorso si chiude a Catania, sarà anche l'ultima cosa che farò nella mia vita, ma io riporterò il Catania in Serie A.